Il metronomo è sicuramente uno di quegli strumenti che un qualsiasi musicista di qualsiasi genere musicale deve saper utilizzare e deve utilizzare per migliorare tantissime cose, quindi l'aspetto ritmico, l'aspetto anche melodico, perché no, ma soprattutto l'aspetto della gestione del tempo, che è la cosa che andremo a trattare proprio oggi. Sì, perché spesso il metronomo viene utilizzato, soprattutto se suoni musica moderna, ad esempio quando devi suonare una cosa a tempo, quindi molto spesso il metronomo si pensa, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto se sei all'inizio, pensato sul battere, quindi ad esempio 1, 2, 3, 4, quindi scandendo tutti i battiti, ok? Oppure il metronomo può essere pensato, se suoniamo ad esempio una musica jazz, utilizzandolo sul 2 e sul 4, quindi 1, 2, 3, 4, un po' quello che fa un batterista jazz, quindi che tiene il Charleston sul 2 e sul 4. Ma se sei un musicista jazz, sai che la stragrande maggioranza dei casi quello che facciamo è improvvisare, e quindi quando improvvisiamo però dobbiamo avere anche la gestione ritmica di quello che stiamo facendo. E non sto dicendo che bisogna suonare tutto preciso sul click, oppure indietro sul click, avanti sul click, quella è una versione un pochino più pop rock, diciamo, della cosa. Nel jazz saper utilizzare, a mio avviso, il metronomo vuol dire saperlo usare in modo che tu possa acquisire una consapevolezza ritmica. Cosa vuol dire acquisire una consapevolezza ritmica? Vuol dire saper gestire il ritmo delle nostre frasi musicali all'interno del brano, ma non solo il ritmo delle nostre frasi musicali, ma vuol dire saper gestire il ritmo generale di quello che sta succedendo in quel momento. Questo perché quando suoniamo un brano jazz non sappiamo effettivamente quello che succede, ed è il bello, a mio avviso, di questo genere. Quindi può succedere che ci sono ad esempio degli scambi di batteria, può succedere che c'è un solo di basso, possono succedere tantissime cose, e all'interno di queste cose non si sa poi effettivamente a livello ritmico quello che può succedere. Questo capita soprattutto quando ci sono gli scambi di batteria tra il solista e il batterista, quindi quando c'è il solo di batteria siamo tutti lì concentrati a contare per evitare di perderci sulla struttura, eccetera. Quindi saper utilizzare, quando studiamo il metronomo in un certo modo, oltre quello che in genere, nella stragrande maggioranza dei casi, ci viene propinato, è molto molto importante. Una cosa importantissima, secondo me, è quello di cominciare ad utilizzare il metronomo non solo sul battere, ma anche sul levare. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, avevo fatto un video tempo fa dove parlavo di come si usa il metronomo, e te lo lascio linkato qui sopra, quindi se non l'hai visto ti invito a cliccare anche lì. Quindi pensare al metronomo in levare vuol dire questo, vuol dire non pensarlo più sul battere del quarto, quindi se pensiamo alla battuta da quattro quarti io ho 1, 2, 3, 4, ma vuol dire saperlo usare anche nel levare, quindi 1, 2, 3, 4, quindi saperlo pensare anche sul levare. Un esempio che puoi fare è quello, ad esempio, di prendere inizialmente una scala e suonarla, provare a suonarla ad ottavi, ma pensando il metronomo sul levare. Quindi questo è il metronomo, se lo pensi in battere sarebbe ta da ta da ta da, ma se invece lo pensi in levare sarebbe un ta 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 ta. Quindi se penso alla scala in battere 3, 4. Se invece lo penso elevare, viene fuori questo. Eccetera, eccetera. Quindi questo è, ad esempio, un piccolo esercizio che puoi fare per pensare il metronomo in levare, per cominciare ad abituarti. Un'altra cosa che invece puoi fare, un pochino più difficile, è quello di pensare il metronomo su un punto preciso della battuta. Questo ci dà ancora di più la gestione del tempo di un brano. Ovvero, in questo caso il metronomo era a 80, se io lo metto a 30, devo immaginare questo colpo di metronomo come in un punto e basta della battuta, quindi in un ottavo, tanto per capirci. Quindi se lo penso sull'1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e io su questa cosa posso suonarci qualsiasi cosa. In fase di studio potrei suonarci ad esempio un tema, prendiamo ad esempio il tema di Autumn Leaves, quindi lo standard famosissimo. Two, three, four, one.
Ecco, quindi adesso ho suonato solo la prima A. Quindi in questo caso io sto pensando il metronomo in una maniera un pochino più approfondita, dove io devo imparare a gestire il tempo, non perché me lo sta dicendo il metronomo o un batterista, ma perché io riesco all'interno di me stesso, tramite solo quel piccolo riferimento, a fare i conti della questione, ok? E una volta fatto questo, si tratta di spostare poi il metronomo sugli altri punti della battuta da 4 quarti, quindi pensando non solo il metronomo sul battere dell'1, del 2, del 3, del 4, ma anche sul levare dell'1, levare del 2, il levare del 3 e il levare del 4. Quindi sulla base di questo discorso, se io lo penso in levare, ad esempio sul levare del 2, devo sentire, mettere il click sul levare del 2 e suonare ad esempio su questa cosa il tema di Autumn Leaves. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, eccetera eccetera. Quindi questo era un po' quello che sto dicendo, quindi pensare il metronomo in dei punti che in genere non ci si pensa mai, per avere più controllo di tutto quello che succede, ad esempio sul levare del 4 per andare all'1. Quindi in questo caso, se lo penso, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4. Eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il discorso, cioè fare un esercizio che ci dà il controllo totale di quello che stiamo facendo durante un brano e di quello che sta succedendo durante un brano, senza più avere la paura di perdersi durante un solo di batteria, durante un solo di basso, durante il nostro solo, perché magari appoggiamo una frase in un punto che non abbiamo controllato bene. Quindi questa cosa ci dà questa consapevolezza e inoltre ci dà anche un'altra grossa consapevolezza, ovvero quello di pensare delle frasi musicali quando improvvisiamo che non inizino più sull'1 e non finiscano più sull'1, ovvero sui tempi forti dove in genere siamo abituati a suonare. Quindi ci dà una grossa consapevolezza ritmica anche durante l'improvvisazione. Spero che questo video ti sia piaciuto, che ti sia stato utile. Se conoscevi questo esercizio o se non conoscevi questo esercizio, ti invito a scriverlo nei commenti, e se il video ti è piaciuto metti un bel like e iscriviti al canale. Ciao, ci vediamo presto.